Ti. Radio DGS, l'informazione. Il radiogiornale di DGS News con voi, Martino Ciano. Due agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Cosenza sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta che ha portato ai due arresti è stata condotta dalla DDA di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. I due arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA. Per i due agenti di polizia penitenziaria è stata disposta la custodia cautelare in carcere. La notizia è stata battuta dall'ANSA Calabria. 5 indagati per la morte dell'uomo di 73 anni avvenuta all'ospedale di Praia a Mare durante un esame specialistico. La procura di Paola dà seguito all'iter investigativo. Doveroso ribadire che si tratta di un atto d'ufficio in attesa dei risultati dell'esame autoptico. Commenti positivi per quanto riguarda la visita della nave Amerigo Vespucci, che ieri ha fatto tappa a Scalea. Il sindaco Gennaro Licursi, soddisfatto, e ha voluto anche ringraziare tutti gli organizzatori e coloro che si sono impegnati per il buon risultato dell'evento. Carabiniere libero dal servizio sventa una rapina. Il fatto è avvenuto a Tropea. Il militare dell'arma, udite le urla dei passanti che davano l'allarme per un furto in una galera, ha notato una persona che si allontanava con in mano una borsa da donna e lo ha inseguito fino a bloccarlo. All'interno della borsa c'erano denaro contante, monili in oro e documenti. Il decreto, così come pensato, non prevede un euro per l'assistenza sanitaria, ma soltanto la possibilità di mantenere il commissariamento e di distruggere le aziende sane non pagandole, dichiarando il dissesto delle ASP gestite dai commissari e dove i calabresi non hanno colpa. Lo dichiara Marco Siclavi, senatore di Forza Italia, in riferimento al provvedimento in discussione in Parlamento. Il premio Galarte è giunto alla 21esima edizione, protagonista di una serata eccezionale con la partecipazione di eccellenze riconosciute in diversi ambiti artistici. L'evento, tenutosi a Vende ieri pomeriggio nella sala Tokyo del Museo del Presente, ha reso omaggio allo scrittore pugliese Italo Magno, che ha presentato in prima nazionale il suo romanzo Il collezionista infelice, edito dalla casa editrice Santelli. È tutto, grazie per averci seguito.